Le notizie più importanti di oggi, martedì 2 aprile. I consiglieri comunali del centrodestra e l'indipendente Cinzia Deliberto sulla possibilità che il bando delle terme possa essere pubblicato a breve, annunciato dal sindaco nella puntata della giostra di Teleradio Sciacca. Oggi si chiedono perché ad oggi non sono stati resi partecipi di queste possibili sostanziali novità e perché il consiglio comunale, che dovrebbe rappresentare l'intera città, non è stato informato. Sottolineano inoltre che la regione non avrebbe reso pubbliche le novità e i passi avanti fatti in questi mesi. Un silenzio, affermano, che dà spazio a cattivi pensieri. Con propria determina sindacale, il sindaco Francesca Valenti va avanti nella sfida con l'imprenditore Salvatore Moncada, che marcia spedito verso la realizzazione di un impianto di produzione di gas biometano in contrada Scunchipani. Il sindaco ha affidato l'incarico di natura fiduciaria di consulenza alla professoressa Patrizia Livreri, docente dell'Università di Palermo. Si tratta di un esperto dotato di documentata professionalità e si legge nel provvedimento che potrà supportarla nell'attuazione dell'obiettivo strategico derivante dal proprio programma di mandato inerente alla tutela del territorio e dell'ambiente. Firma ordinanza che introduce anche a Ribera le norme europee in tema di limitazione nell'uso della plastica e ringrazia il Partito Democratico per il suggerimento. Carmelo Pace, sindaco di Ribera, dà vita a un atto di pacificazione politica dopo l'ordinanza che include il suo comune tra le città che si impegnano a ridurre l'uso della plastica in linea con le norme europee, nazionali e regionali che tentano di limitare la produzione di rifiuti e di incentivare la differenziata. Nei giorni scorsi i consiglieri comunali di opposizione del PD gli avevano chiesto perché Ribera non era stata dotata di questo provvedimento. Si trova da ieri a Sciacca la delegazione di giovani studenti e docenti di una scuola lombarda con la quale la scuola media Inveges ha sottoscritto un accordo di gemellaggio. Si tratta della scuola secondaria di primo grado Walter Bonatti di Monza. I ragazzi ospiti sono stati accolti ieri all'Inveges con una bella e partecipata cerimonia di accoglienza e trascorreranno una settimana all'insegna dell'amicizia. Domani saranno accolti in municipio dal sindaco Francesca Valenti e dall'assessore Gisella Mondino. È Saccenza la vincitrice di una delle tappe siciliane per arrivare alla finale nazionale del concorso di Miss Italia. Si chiama Emanuela Bacchia, 20 anni, è studentessa universitaria. Ha vinto la tappa regionale del concorso più ambito dalle ragazze che si è svolta a Gela, il primo step verso la corona regionale organizzato dall'Accademia Multiproject. La giovane sembra avere le carte in regola per raggiungere l'obiettivo che in passato hanno raggiunto altre due agrigentine, la menfitana Giuse Buscemi e la riberese Clarissa Marchese. È tutto, grazie per averci seguito, restate su corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.